In Isaia 40 troviamo queste parole: consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Parlate al cuore di Gerusalemme e proclamatele che il tempo della sua schiavitù è compiuta e che il debito della sua iniquità è stata pagata, che essa ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per tutti i suoi peccati. Questo è il versetto che ha spinto i cristiani, i primi cristiani nel 1980 a stabilire Lice, cioè a stabilire un'ambasciata cristiana a Gerusalemme che rappresentasse i cristiani del mondo al popolo di Israele. Perché il problema è: a chi sta parlando il profeta? Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Cioè, sta parlando ad Israele? No, perché sta parlando a qualcun altro che deve consolare il popolo. E chi è questo qualcun altro se non la Chiesa, se non noi? Noi siamo chiamati da Dio, perché noi riconosciamo Dio, il vostro Dio. Noi conosciamo Dio, quindi siamo noi, di consolare, consolare il suo popolo. E dire a Gerusalemme e proclamare che il tempo della sua schiavitù è compiuto. Cioè, basta punizione, basta passare Shoah e program, eccetera, basta. E dite che il debito della sua iniquità è pagata, o pagato, e che essa ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per i suoi peccati. Questo è un passo che davvero è incredibile. Ordina la Chiesa a dire a Gerusalemme: guardate che Dio non è più arrabbiato con voi, avete pagato il doppio per i vostri peccati. E noi, quando guardiamo alla Shoah, guardiamo ai 6 milioni di ebrei trucidati, guardiamo a centinaia di anni di persecuzione, noi diciamo: sì, Israele ha pagato il doppio. E quindi questo è il momento di benedire Israele. Questo è il momento in cui Dio benedice Israele. Tu mi dirai: ma Israele è ancora peccatore? Sono assolutamente d'accordo. Ma in Israele Dio ha chiamato migliaia di credenti a pregare giorno e notte, a intercedere per Israele. Per cui Israele sarà ancora peccatore, ma Israele piano piano sta arrivando a quella posizione dove essa sarà salvata. E questo è importante che noi capiamo nella nostra teologia, nel nostro modo di pensare. Dio vuole che la Chiesa consoli Israele con la preghiera, con la presenza, con tutto l'aiuto che possiamo dare ad Israele. È un modo per consolare Israele e anche partecipare alle nostre iniziative come ICEI, ai nostri eventi, donando anche alle nostre cause e pregando, soprattutto pregando per Israele quando preghiamo noi. Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Dio vi benedica.